Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Allora, oggi torniamo su una tematica abbastanza scomoda, abbastanza ingombrante, abbastanza scottante, perché torniamo a parlare di Dusan Vlahovic. Nei giorni scorsi vi avevo detto che non credevo tanto ai diversi nomi che si leggevano sui giornali in questo momento per la Juve, come per esempio Milinkovic-Savic o come per esempio Lukaku, perché l'unico vero ruolo in cui secondo me la Juve è numericamente scoperta rispetto alla rosa dell'anno scorso è quella di una seconda punta che possa andare a sostituire De Maria, seconda punta o comunque esterno destro in caso di volontà di giocare con il 4-3-3, anche se, come sapete bene, non credo che questa sia la strada su quale stanno ragionando la Continassa. Quindi i vari nomi legati ai centrocampisti o agli attaccanti veri e propri, mi lasciavano un pochino perplesso. Diciamo che con il passare dei giorni questa sensazione è andata a solidificarsi in una realtà in cui lo stesso Milinkovic-Savic parte e va in Arabia e lo stesso Lukaku sembra molto molto vicino a un terzo approdo all'Inter. Quindi molto bene, ben venga, da questo punto di vista la mia lettura era corretta, però come ben sappiamo la Juventus sta comunque monitorando altri profili, che non significa avere fretta, priorità di chiudere queste trattative, però se le tiene lì calde, si informa e poi nel caso in cui dovessero partire alcuni giocatori chiave, come per esempio Chiesa, come per esempio Vlahovic o come per esempio Bremer, ecco che i discorsi possono riattivarsi ed entrare nel vivo. Perché vi ho fatto questi nomi? Perché sono i tre nomi che da settimane, settimane, settimane continuo a martellarvi e mettervi in primo piano. Per un motivo. Sono gli unici bene o male che possano portare un certo tipo di introito alla Juventus davanti a una cessione. Se dal punto di vista di Chiesa sembra essere quello che è meno cedibile ad un prezzo elevato, ovviamente a meno di colpi di testa della squadra inglese di turno che impazzisce per Federico Chiesa e dice è quello il giocatore da cui voglio ripartire, e presenta una super offerta alla Juventus e una super offerta a Federico Chiesa, Vlahovic e Bremer sembrano i due con maggior valore di mercato. Se aggiungiamo il discorso relativo a un ipotetico ed eventuale rinnovo di Chiesa che era stato trattato con la Juventus, e se ricordate a quel video che avevo fatto mentre ancora ero in ferie a Pantelleria, dove vi dicevo che mi era arrivata all'orecchio una fonte diretta in cui mi veniva riportato che Chiesa voleva restare alla Juventus e sarebbe rimasta alla Juventus, voglio provare a fidarmi di questa persona che mi ha confidato questa cosa e quindi provo a ragionare sul binario in cui i potenziali giocatori in uscita possono essere Vlahovic o Bremer o magari entrambi. Bremer, il discorso ve l'ho già fatto, nel momento in cui vai a acquistare Bremer è soltanto 12 mesi fa, non puoi sorprenderti o puoi stupirti del fatto che in una difesa 4 mi renda meno. Quindi se la volontà decisiva è quella di ripartire da una difesa 4, allora ti dico, Bremer è il primo giocatore che tu devi mettere sul mercato. Mi piacerebbe cedere Bremer? Assolutamente no, perché mi sembra un giocatore forte, un giocatore con delle qualità importanti, che in Premier League giocherebbe un calcio meraviglioso, anche perché comunque in Premier adesso giocano tutti con la difesa 3, con il 3-4-2-1, quindi capisco l'interesse della Premier per un giocatore come Bremer, e solitamente quando un giocatore poi è richiesto anche dalla Premier e da club importanti di Premier, qualcosa vorrà pur dire, e che quindi in Serie A probabilmente sta diventando una sorta di lusso. Ma se la Juve vuole ritornare ad essere una squadra vincente, anche quei giocatori che sono lusso per la Serie A attuale devono provare a essere trattenuti con difficoltà, perché abbiamo visto, se il club di Premier che vuole Tonali arriva a offrirti 80 milioni, se il club di Bremer, Bremer è molto bello, di Premier vuole Bremer, arriva e ti offre 70 milioni, che cosa gli dici a maggior ragione in questo momento in cui non fai la Champions League e quindi hai meno appeal e meno introiti che devi cercare di coprire? Niente, lo cedi e ricominci da capo, però ovviamente ripartire da De Ligt a Bremer, che già per quanto mi riguarda è un passo indietro dal punto di vista qualitativo, però stiamo comunque parlando di Bremer che è un giocatore meraviglioso, devi fare un altro passo indietro e riperdere tra virgolette un altro anno nel cercare di sostituire questo giocatore. Quindi capisco eventualmente la logica dietro una cessione di Bremer, spererei di no, anche da non amante della difesa 3, spererei di continuare a giocare con la difesa 3 proprio per Bremer, o tutto al più cercare di inserirlo gradualmente all'interno di una difesa 4, perché ovviamente poi il giocatore può adattarsi ed imparare a trovarsi bene anche in quella configurazione senza problemi.
Vlahovic. Ecco, Vlahovic mi sembra il giocatore, ma non da oggi, ma da sempre, più in bilico, diciamo così. Torna fuori un discorso che facevo con Davom nell'inverno in cui andiamo a trattare Vlahovic, e mi dice: cavolo, lo andiamo a pagare quasi come Higuain, ma non è forte come Higuain. E gli dico: è vero, hai ragione, però ci sono due differenze. Higuain te lo sei potuto godere poco, perché comunque il tempo di Higuain ad alti livelli stava iniziando a terminare, perché Higuain te lo vai a prendere intorno ai 30 anni, ma soprattutto Higuain, in caso di volontà, non lo puoi rivendere con facilità. Anzi, e abbiamo visto le difficoltà della Juventus nel piazzare Higuain quando andiamo a prendere Ronaldo. Addirittura su Higuain facciamo minusvalenza alla fine, perché andiamo a rescindere il contratto l'ultimo anno, che aveva ancora un valore di 18 milioni di euro, e questi sono stati persi per sempre. Invece uno come Vlahovic, se arrivi a un punto della carriera in cui vuoi cercare di recuperare quell'investimento, vuoi cercare di cambiare anche un pochettino quello che è il tiro, la configurazione del tuo attacco, banalmente, semplicemente ti ritrovi in difficoltà e hai bisogno di denaro fresco, Vlahovic può essere un'opzione. Vlahovic può essere ceduto, a differenza di Higuain, nonostante il fatto che, banalmente, Vlahovic e Higuain sono su due livelli diversi dal punto di vista tecnico. Higuain è stato un giocatore meraviglioso, Vlahovic ancora a quei livelli non si è avvicinato. Si avvicinerà, può essere, un po' come si sta avvicinando Nala, che si è svegliata, che ha sentito l'ambulanza. E Vlahovic sembra essere finito nel mirino del PSG. Io ieri sera leggevo Fabrizio Romano, che riportava questa informazione: Dusan Vlahovic è una delle opzioni per l'attacco del Paris Saint-Germain. Ovviamente il Paris Saint-Germain ci sta ragionando e sta lavorando, perché anche altre 3 o 4 opzioni. La Juventus sarebbe pure disposta ad aprire a delle negoziazioni per un'offerta importante, e non si discute assolutamente l'ipotesi del prestito, che era un po' la mia paura. Tradotto, il PSG arriva e ti dice: ti compro Vlahovic, però lo dai in prestito con diritto di riscatto a 100 milioni. Magari la Juventus dice: cavolo, 100 milioni, e glielo dai. Poi Vlahovic magari va là, un infortunio, mancato ambientamento, stagione di crisi del PSG, qualsiasi cosa, torna indietro, e se non ha reso nemmeno una piazza come Parigi, magari il prossimo che te lo viene a chiedere si fa due domande in più e dice: cavolo, forse non è quel giocatore. E allora inizia a perderci anche dei soldi nell'eventuale rivendita, e sei costretto a tenerti in casa un giocatore che comunque era già uscito e che quindi aveva espresso la volontà di cambiare aria. Quindi il prestito sarebbe una vergogna allucinante, a meno che non si parli di obbligo di riscatto. Però io credo anche che la Juventus abbia volontà di avere denaro sonante in cassa in questo momento, un po' come disse Claudio Lotito qualche anno fa: portare moneta, vedere cammello. Mai frase fu più vera e lungimirante, dato che poi Milinkovic-Savic è stato venduto proprio in Arabia Saudita, dove i cammelli sono un vero e proprio simbolo di riferimento del paese. E ieri sera era venuta fuori un pochettino la voce secondo la quale Vlahovic parte, perché poi il tweet era chiaro, l'informazione era chiara: Vlahovic interessa al PSG? Sì, ci sono altri 3-4 nomi nella lista del PSG oltre a Vlahovic, non sono ancora volenterosi di affondare il colpo, la Juventus potrebbe aprire, però Vlahovic era già partito direzione del PSG e quindi c'era già il nome del sostituto. E si era parlato di Gianluca Scamacca. Invece sono stato molto contento questa mattina di ritrovare delle dichiarazioni di Scamacca, da quanto ho capito, alla Gazzetta dello Sport, in cui diceva: io in questo momento sono un giocatore West Ham, nonostante la stagione non sia stata meravigliosa di Scamacca in Premier League, qui mi sento bene, e poi Roma è casa mia, sarebbe un sogno essere allenato da José Mourinho, e sappiamo bene che a Roma, lato centravanti, hanno un po' di problemini, perché Tammy Abraham, in occasione dell'ultimo o delle ultime partite del campionato scorso, ha riportato un infortunio grave che lo terrà lontano dai campi di giochi per tutto un anno. Quindi la priorità della Roma è assolutamente un attaccante. Passare da Vlahovic a Scamacca non mi avrebbe fatto piacere. Io spero che possa non essere un nome nel taccuino della Juventus, anche perché l'anno scorso è stato pagato non poco dal club di Premier League. Quest'anno credo che, in caso di ritorno in Serie A, possa essere attraverso un prestito, magari, proprio come dicevamo prima,
E nonostante le caratteristiche di Scamacca siano importanti per quello che chiede Allegri al centravanti, quindi una copertura buona del pallone spalla alla porta, il livello generale dell'attaccante non mi sembra assolutamente al massimo. Quindi già abbiamo perso Di Maria, già abbiamo perso Cuadrado, poi eventualmente potremmo perdere Vlahovic, soltanto banalmente rispetto all'anno scorso dal punto di vista squisitamente tecnico, non quello che poi daranno in campo le prestazioni, dal punto di vista squisitamente tecnico, passare pure da Vlahovic a Scamacca mi sembrerebbe un ulteriore passo indietro. Quindi sono contento di sapere che la voce che era uscita ieri sera si è un po' spenta, diciamo così, quella fiammella si è un po' spenta, e nel caso Scamacca sembra essere indirizzato verso Roma o tutt'al più rimanere in Premier League al West Ham, dove, ripeto, ha faticato abbastanza in questa stagione. Ma a voi la parola qui sotto nei commenti, fatemi sapere se secondo voi Vlahovic andrà effettivamente al PSG. Secondo me no. Secondo me PSG non è la squadra giusta per Vlahovic in primis, e nemmeno la squadra che andrà a cercare Vlahovic. Quindi questa è un po' la mia lettura. Fatemi sapere se siete d'accordo con questa visione, e fatemi sapere anche secondo voi quale potrebbe essere un eventuale prezzo di partenza in caso di cessione di Vlahovic da parte della Juve. Nel senso, arriva la società X e mi dice: Vlahovic, sì, lo voglio, ti offro Y. Y è uguale a... Aspetto la risposta qui sotto nei commenti.